Salve signor Giorgio, io sono Anna Rita, Nuvea Energia. La stavamo contattando in merito alle nuove offerte di luce e gas. Sarebbe interessato ad una valutazione? Deve parlare con mia mamma per queste cose. Ah, quando posso trovarla? È qua. Me la può passare? Aspetta che la chiamo. Sì? Salve signora, piacere, sono Anna Rita. La contatto da Nuvea Energia. In merito alle nuove offerte di luce e gas. Anna Lucia. Anna Rita. Sì, dimmi, Anna Lucia. Noi la stiamo contattando per darle l'opportunità di valutare le nostre tariffe di luce e gas. Ma per l'ugas pure. Non ho capito? Per l'ugas. Sì, per la luce e per il gas. Perché la fornello sta perdendo l'ugas dello... Come si chiama? De quello dove faccio la pasta, non so, dove cucino. Mica può fare altro sulla cucina. Perde noi poco. E per quello mi stai chiamando. Ha una bolletta di luce sotto mano ora. Aspetta poco. Mario! 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 Dimmi. Se, la bolletta del gas, ma stanno chiamando quelli dello comune. Portamela poco un attimo. La sta portando mio marito. Aprila, sì. Prendila. Ma quindi soltanto questa c'è, Questa qua deve essere, quindi quando la data è giusta la data, fammi vedere poco maggio, no? Maggio, sì, maggio. Allora dimmi poco, dimmi. Lei ha riuscito a recuperare la bolletta di luce? La bolletta sì, è la quarta, è quello medio dello fornello che perde, non quello grande né quello piccolino, quello medio. Signora? Sì. Io sto parlando della luce, cosa c'entra la cucina e il gas? Ha detto l'ugas fino a mo. Io la parlo per la luce. Questa è dell'ugas, per lo fornello. A me interessa la luce. Dobbiamo sistemare la luce. Aspetta, Mario! Vieni poco. Oh, grazie, avanti, dimmi. La luce, non quella dell'ugas. Prendimi la luce, quelli dello comune la vogliono vedere perché hanno detto che c'è qualche errore, forse. Sempre là, prendila, sempre là sotto sta. E poi chiudi che è se l'ugatto, già! Dammi. No, questa è vecchia. Scusa, bella mia, di febbraio va bene pure la bolletta? No, mi serve una di 300. Una di 300? Vedi se ce n'è una di 300. Ma 300 è troppo, non abbiamo mai pagato cifre così alte. La verità. Recente. Più recente. Più recente, Mario. Dammi. Questa è marzo, no? Eccola. Allora, torniamo a noi. C'è il problema del fornello quello medio, né quello piccolo né quello grande. Siccome la comune mi ha chiamato proprio l'altro giorno e mi ha detto venerdì, mi ha detto che mi mandava qualcuno, non mi ha mandato nessuno. Io non c'entro nulla con tutto quello che le sta facendo per il gas. Io la contatto da parte di A2A Energia. Noi le vogliamo dare l'opportunità di entrare in A2A. Dove devo entrare, ha detto. Allora, lei a Milano? Sì, mia figlia. Lei sarebbe interessata a spostare queste utenze in A2A Energia? Il fornello, quello medio, perde a me. Lei vuole cambiare il suo gestore? No, che cambio tutta la cucina per un fornello, che cucino lo stesso, bella mia. A me quello medio lo usavo pure la verità poco, perché quello piccolo bello latte, e quello grande quando faccio le paste di condimenti. Signora, ma io non posso... Allora ascolti, non posso cambiare una cucina intera solamente per un fornello, glielo sto dicendo in tutte le lingue. Siccome venerdì la comune... No, io le sto dicendo che io parlo italiano e parlo per la luce. La luce per accendersi, quello si accende perché è collegato, mio marito ha fatto il collegamento giusto. Si accende pure lo forno, va, che una meraviglia. Okay. La cosa che non funziona è il fornello medio, perché esce poco che perde l'ugas ed è pericoloso. Questo sto dicendo. Di quale utenza sta parlando lei? Che quale indirizzo? Utenza? Tra la cucina. Tra la... Che indirizzo? Nella cucina. Ok, e lei vuole fare il contratto con A2A? No, io devo cambiare lo fornello della cucina, ma solamente... Vuole cambiare il gestore? Non voglio cambiare il gestore. Vuole con Enel e con Eni? Non lo so chi viene a cambiarmelo. Io devo cambiare quella media, non quella piccolina, che perde l'ugassa. Se lei è così gentile, che per favore mi dice quando arriva lo tecnico. Perché io adesso dicendo un'altra cosa, però. Questa non è una cosa che posso fare io, quindi non deve parlare con me. E passami, quello che mi deve dire che mi deve cambiare lo fornello. Passamelo. Ma lei non è il nostro cliente, quindi non glielo posso dire. Io devo chiamare il suo gestore e parlare con il suo dimmi gestore. Il numero di telefono, dimmi il numero per cortesia. Quale numero? È questo che devo chiamare per fare il fornello. E tu mi hai detto, senti, bella mia, io non posso perdere tempo perché stavo di là con mia nipote. Contatto da A2A, non da Enel.
A due a chi? Posso parlare direttamente con suo figlio? Alessandro, vieni poco. Alessandro! Aspetta, no, gli hai detto che te la deve dire a te. Non so, cioè, scrivimelo qua però perché sennò mi dimentico. Sì, dammi. Pronto? Mi sente? Sì, ti sento. Nel Aspettavo tecnico. mamma Sì. per farle cambiare il contratto di luce e gas. Lei è interessata a cambiare? Non lo so, non lo deve chiedere a lei. Io stavo studiando, mi sa. E glielo può spiegare lei? Ma! Dimmi! Vieni con me. Non ho capito, il tecnico forse non c'è, non ho capito, se vuoi fare un contratto. Dammi, fammi vedere. Eccolo, allora, io devo capire, gliel'ha detto a mio figlio a che ora viene domani il tecnico? Ha chiuso Alessandro. Mamma, evidentemente si è stancata. Ho capito, ma se mi chiama o concludiamo, mo' il fornello della cucina continua a perdere, io come devo fare? Speriamo che richiamino. Allora, se richiamano, la prima cosa che devi fare, mi devi chiamare subito, perché dobbiamo subito mettere il fornello a posto. Va bene, mamma, però adesso vai di là che devo studiare. Sine, studia, tanto sei ciuccio, na?